Siete d'accordo? Sì. Sono, apritegli il cuore e secondo me forza Francesco. Un attimo, devo far valere la mia laurea in informatica. Sono Valeria, come dicevo prima, ho 18 anni e da pochissimo, e sono appassionata di robotica fin da quando ero piccola, all'inizio delle medie. Mi piacevano due cose un po' diverse, la chimica e l'informatica. Noi veniamo da Alessandria e di attività di chimica così per bambini ce n'erano diverse. Invece di informatica, soprattutto nella piccola realtà provinciale, non c'era assolutamente niente. Però a me piaceva un sacco giocare col computer e ad un certo punto però non mi bastava soltanto giocare col computer, ma volevo capire come si programmassero questi computer. E così, cercando online, ho scoperto il Coder Dojo. Voi sapete cos'è? No. Coder Dojo. Coder Dojo. Sì, esatto. Praticamente è una community a livello mondiale che organizza degli incontri nelle varie città in giro per il mondo per avvicinare bambini e ragazze al mondo del coding e della robotica. Io sono stata nel Coder Dojo qua a Milano e lì mi si è aperto un mondo, perché ho scoperto che non ero l'unica ragazzina a cui piaceva la programmazione, ma ce n'erano tantissimi altri bambini e ragazzini come me. E soprattutto dopo aver passato l'intera mattina a programmare con altre persone della mia età, mi sono avvicinata al mondo della robotica con una pianta digitale. Una semplice pianta disegnata sullo schermo di un computer che era in grado di interagire con l'ambiente circostante tramite Arduino, una piccola scheda elettronica, ed era capace di essere più felice o più triste in base a se era da sola o se c'era qualcuno insieme a lei nella stanza. A me questa cosa, anche se poteva sembrare molto banale, è piaciuta un sacco e così mi sono fatta prendere il kit base di Arduino. Ho cominciato all'inizio a fare cose semplici come accendere luci, muovere alcuni motori, usare sensori, fino a quando poi, seguendo dei video su YouTube, sono arrivata a costruire quel robotino che vedete lì, che è un robotino capace di andare in giro da solo per una stanza, evitando gli ostacoli. E a me sembrava una cosa semplice, ma dopo poco ho scoperto che per il mondo dei grandi e degli adulti non era così tanto comune a 11 anni costruire un robot. E così hanno cominciato a invitarmi a vari eventi, conferenze in giro per l'Italia che mi hanno portato a 14 anni a parlare in un TEDx. Voi sapete cosa sono, giusto? No. Mai sentiti? Io ho imparato l'altra settimana cos'è una game jam. Ma quello è già più settoriale, il TEDx è abbastanza... Praticamente il TEDx è una, anche quella è un'organizzazione a livello mondiale che racconta storie che devono essere raccontate e organizzano tantissimi incontri TED e TEDx in giro per il mondo, su cui fanno salire sul palco personaggi molto importanti come può essere Bill Gates, oppure fanno salire sul palco le donne in Iran, oppure anche ragazzi che raccontano di tecnologia ma anche di qualsiasi altro campo per ispirare a essere motivazionali nei confronti di altre persone. Però a me, ero diventata un pochino famosa, mi avevano invitato a un po' di eventi in giro per l'Italia. Ovviamente lei è la Chiara Ferragni. Però poi, dopo un po', fare soltanto robotini con Arduino per me era diventato un po' limitativo, era un po' E così, cercando online, mi piaceva un sacco andare a vedere un sacco di tutorial su YouTube di qualsiasi tipo, e mi sono imbattuta in alcuni video che mi piacevano un sacco, di tipo della Boston Dynamics, di robot umanoidi che erano in grado di, per esempio, fare capriole, camminare sulla neve. Sono diventati video virali, non so se l'avete visti. Sì, esatto, quelli che rimangono in piedi, insomma, fanno anche abbastanza impressione, sono molto umanoidi, alcuni a fuoco in forma di cane, altri umanoidi, insomma, che fanno diverse cose. A me questi robot piacevano un sacco, però non mi piaceva soltanto vederli nei video. Io volevo arrivare a vederli dove li avevano inventati, a Boston, e volevo andare a incontrare i creatori e fargli un sacco di domande. E così, in maniera semplice, ho cominciato a mandare mail a tutti i dipartimenti dell'MIT di Boston, e fino a quando poi, dopo diversi mesi, un dipartimento mi ha risposto
quello della Ducky Town, e dopo avermi all'inizio messo alla prova, mandandomi un kit per costruire un robot che per me era molto complesso perché richiedeva base universitaria, io avevo 15 anni, e dopo avermi messo alla prova, aver visto che ero molto interessata, con borsa di studio ho passato un'intera estate a Boston e nel progetto Ducky Town ero senior tester. Dovevo praticamente semplificare tutorial universitari e renderli fattibili per i ragazzi delle superiori per costruire questo robotino qua. Non parte il video. Praticamente è un robotino in grado di muoversi da solo per una città, quindi è capace a evitare i pedoni, gli altri veicoli, è capace per esempio a fermarsi agli incroci, leggere i cartelli stradali, i semafori. Vi faccio una domanda, che cosa c'è di strano in questa città? C'è qualcosa di strano o città normale? Cioè noi siamo abituati, non so, Milano, chi cammina per Milano insomma? Mancano le persone. Mancano le persone. Però c'è qualcos'altro come persone. Questo è l'MIT, Francesco. Il mood dell'MIT. Francesco, non puoi fare anche da facilitatore, da docente allo stesso modo. Mancano le persone, al posto delle persone c'è qualcos'altro. Cosa c'è di strano? Questo è un progetto universitario. Te l'ho detto prima, se volete ascoltare ve l'ho detto. Una città di? Papere. Ma secondo voi, perché all'MIT, che è una delle più università più prestigiose al mondo, come simbolo di un progetto universitario hanno una papera, giocano con delle paperelle, fanno entrare nel loro laboratorio dei bambini dell'asilo per fargli spostare le papere dappertutto e vedere se i loro robot funzionano? Perché non sono seri e inquadrati come da noi in Italia nelle classiche università che magari avete frequentato anche voi? Cioè, al Polimi una roba del genere stona un po'. Secondo voi perché? Per creare interesse dei giovani. Forse per trovare. Cioè, ma perché se è divertente stimola la fantasia, stimola. Non lo so, cioè la mente del bambino è più fresca e quindi magari sviluppata per un futuro diverso. Stimolare la libertà di creatività, no? Mi sa che ce lo devi dire. Risposte valide. Mi sa che lo ci sono tutte risposte validissime. Perfetto, avete centrato il punto. Loro lì sono, ci sono le menti più grandi a livello mondiale, ci sono persone che arrivano da qualsiasi parte del mondo, hanno culture, background molto diversi, ma riescono a collaborare e fare cose anche molto complesse perché si tratta comunque di guida autonoma, si basa su modelli come Tesla, Google Car, e riescono a fare tutte queste cose essendo divertendosi, non essendo chiusi in una scatola nel laboratorio come molto spesso si fa in Italia, e riescono a unire sia la parte di divertimento, come per esempio nella presentazione di questa classe universitaria loro cantavano il jingle delle paperelle o il professore universitario avevano la cravatta con le paperelle, e riescono a unire le due cose, divertimento e essere seri, riuscendo ad arrivare a risultati molto più alti perché si divertono e giocano. E a me questa cosa piaceva un sacco, e così ho cominciato a girare tra i vari dipartimenti, perché questa cosa non era soltanto chiusa nel dipartimento Ducky Town, ma era una cosa che interessava un po' tutto l'MIT. E nella parte del Media Lab, quella dove c'erano quei robotini, c'era una cosa che mi ha stupito particolarmente. C'era un intero dipartimento che studiava come il mondo dell'educazione e della scuola dovrebbe essere. E loro pensano che il nostro sistema italiano di scuola tradizionale, come viene insegnato in Italia, sia praticamente morto, perché come insegnano gli insegnanti in Italia, la stessa cosa potrebbe farla un robot nella maggior parte dei casi. E loro invece stanno studiando nuovi modi per riuscire a insegnare in maniera divertente, senza lezioni frontali, e imparando, divertendosi. A me questa cosa ha stupito un sacco perché non l'avevo mai vista in Italia. E così, quando sono tornata da Boston, ho deciso che anch'io volevo cominciare a insegnare ai bambini divertendosi con tanta creatività, e ho cominciato all'inizio facendo semplici lezioni di robotica con qualche bambino, poi qualche lezione su Skype,
e poi le richieste aumentavano in maniera esponenziale e così a 16 anni ho fondato la mia azienda di robotica educativa e dato che poi le richieste erano sempre le più grandi in giro per tutto il mondo ho lanciato una call per cercare insegnanti e adesso abbiamo una decina di insegnanti e soprattutto questa azienda non è più solo mia ma è diventata ancora più grande insieme al mio socio Francesco Baldassare che però adesso ti racconta. Buongiorno a tutti, allora io sono Francesco, innanzitutto ho 26 anni, sono un po' più vecchio di lei e la prima cosa che c'è da dire è che no, non ho costruito un robot a 10-11 anni, io a 10-11 anni ero un ragazzino, un bambino normale, giocavo con i Pokémon, con la PlayStation, quindi facevo tutt'altro, anzi il mio approccio al mondo dell'informatica e della robotica in generale è arrivato molto tardi, perché pensate, io ho visto la mia prima linea di codice che avevo 18-19 anni durante il primo anno all'università qua a Milano. La mia prima esperienza universitaria però è stata tutt'altro che un successo. Io all'università, a scuola andavo bene, andavo molto bene, però l'università era qualcosa di diverso. Io sono arrivato all'università e mi sono accorto che c'era qualcosa che stava cambiando nel modo mio di apprendere. Quindi ho fallito. Ho fallito nonostante, come dicevo prima, io fossi molto bravo a scuola. Ma molto bravo perché? Molto bravo perché in realtà potevo permettermi di essere bravo senza impegnarmi. Perché pensate, io durante i miei studi nella scuola dell'obbligo non mi sono mai davvero appassionato a una materia, non mi sono mai detto oggi finalmente studio questo, che figata, che bello. No, cioè io studiavo solo perché ero costretto a farlo e lo facevo in maniera minima, ovviamente. Mi bastava arrivare al 6, al 7, quello che tanto spesso dicono i professori, no? Uno studente con massimo sforzo, minima resa, cioè proprio facevo quel che bastava per arrivare dove mi bastava arrivare, cioè alla sufficienza e il di più era in aggiunta, non c'era un motivo per studiare davvero. Una Ferrari ecco, da prima. Non ho capito. Una Ferrari sui più prima. Esatto, esattamente. Io sapevo che avevo le capacità, ma non mi interessava metterle a terra. E allora cosa è successo? Che però c'era in effetti una materia che mi una sola vera materia che tutte le volte che leggevo qualcosa di quella materia dicevo wow, io questa cosa qua veramente vorrei approfondirla, vorrei andare oltre, vorrei spingermi un po' più in là. Quella materia ovviamente direte voi adesso è Programmazione, informatica. Cosa c'era? Robotica direi. Qualcosa di simile, no? Magari. L'intelligenza artificiale, ci spingiamo addirittura fino all'intelligenza artificiale. E io vi rispondo, magari. Magari perché? Perché io ero appassionato, e lo sono ancora adesso, e amo tuttora questa disciplina di filosofia. Io amo dannatamente la filosofia. Ma perché amo la filosofia? Amo la filosofia perché io, durante le scuole dell'obbligo, non ho potuto studiare informatica. Io mi sono diplomato nel 2011, cioè non stiamo parlando di 50, 60, 70 anni fa, nel 2011 siamo a 8 anni fa, ad oggi. Ecco, 8 anni fa nella mia scuola, nel mio liceo scientifico, non c'era, e non c'è tutt'oggi, la materia informatica. Un abominio, un delirio, una cosa veramente senza senso. Ecco che io mi sono dovuto buttare completamente sulla filosofia, che ripeto, amo e tutt'oggi mi serve e sfrutto nel mio lavoro, ma io sapevo che c'era qualcosa che dentro di me stava nascendo perché avevo sempre avuto questa passione per la tecnologia, per le cose nuove e che mi, in un certo senso, che non conoscevo. Non ho potuto metterla a terra, ma peggio, è successo qualcosa di peggiore durante le scuole dell'obbligo, perché nel mio liceo scientifico, scienze, innanzitutto analizziamo la parola scienza, scienziato, che cosa fa uno scienziato solitamente? Ricerca, studia, quindi sostanzialmente se uno scienziato per esempio deve verificare un teorema, cosa? Sperimenta. La parola sperimentazione. Io non ho mai sperimentato. E anche qua è una follia. Ho fatto il liceo scientifico, 5 anni di liceo scientifico. Voglio dire, io mi ricordo che durante quei 5 anni credo di aver varcato le porte del laboratorio di chimica e di fisica non più di 5 volte. E tutte le 5 volte perché io costringevo il professore o la professoressa di turno a dire per favore, ci porti, ci faccia vedere quello che abbiamo studiato l'altro giorno. Come faccio a capire la gravità? Come faccio a capire le interazioni tra gli oggetti se non vedo quegli oggetti interagire?
Ecco, mi hanno insegnato a fare scienza esattamente come si fa lingue, per carità, con tutto rispetto per le lingue o per le materie umanistiche, che ripeto, in gran parte io amo, essendo amante della filosofia. Però scienza è un'altra cosa. Scienza è provare, scienza è buttarsi, scienza è sperimentare. Ecco, io arrivo gadano, grosso, contento di essere uno scienziato all'università, perché comunque io avevo fatto un liceo scientifico, ed ecco che in università mi buttano in faccia la realtà. Io scelgo informatica, pur non avendo mai fatto informatica, e mi rendo conto che informatica e scienza sono un'altra cosa. Non sono studiare righe, miliardi di righe di codice sui libri, o impararsi a memoria 250 miliardi di formule senza un senso pratico. Ecco che io allora mi metto a studiare informatica, studiando sui libri e basta, senza provare, senza sperimentare, senza capire che la programmazione è fatica, è sudore, è sforzo, è andare oltre i propri limiti, perché è solo così che puoi imparare a programmare, non c'è un altro modo. Non c'è una scienza infusa che ti viene inserita in da qualche parte. No, programmare è fatica, e io non sapevo faticare. Non sapevo faticare allo studio pur avendo fatto un liceo scientifico. Ed ecco che così, dopo 6 mesi, io mi sono dovuto ritirare dall'università. Mi sono ritirato dall'università e mi sono messo in un angolo. Perché, come vi dicevo prima, io amo la filosofia, io amo il sapere. E per me quel fallimento era troppo, cioè c'era qualcosa che non stava andando. Perché avevo fallito? Mi sono messo davanti a uno specchio, mi sono guardato e ho detto: ok, in 20 anni è andato sempre tutto bene, a scuola non hai mai dovuto fare un passo in più perché ti andava sempre tutto bene, e adesso cosa è successo? Allora ho iniziato a darmi delle risposte. La prima risposta che mi sono dato è: ok, va bene, 19 anni forse è un tempo. Sono arrivato troppo tardi all'informatica, una materia talmente difficile che dovevo affrontarla prima, dovevo avere delle basi da prima. La seconda risposta non mi convinceva come risposta, allora me ne sono dato un'altra. Può essere che, probabilmente non sono un informatico, non sono uno scienziato, non sono un uomo di scienza, non posso fare questa cosa. Sono un umanista, dovrò fare qualcos'altro nella vita. Non mi convinceva neanche questa. L'ultima risposta che mi sono dato è: sei arrivato, Francesco. Hai finito. Tu più di quello non puoi fare nella vita. A un certo punto mi sono reso conto che tutte queste risposte qui erano delle giustificazioni. Erano solo giustificazioni, perché io non ero pronto. Non ero pronto non solo dal punto di vista tecnico, come vi dicevo prima, ma anche da quello mentale. Perché la scuola non mi aveva preparato ad essere quello che dovevo essere. Cioè qualcuno che doveva andare oltre i propri limiti, che doveva mettere se stesso e più di se stesso in quello che faceva, perché noi eravamo sempre abituati a dire: ok, puoi fare questo, il risultato lo ottieni, siamo tutti contenti. Io non lo ero, e allora ho deciso di darmi una seconda possibilità. Mi sono riscritto all'università, convinto che questa volta avrei dovuto focalizzare l'obiettivo e ci sarei dovuto arrivare a tutti i costi. Non me l'aveva insegnato nessuno, l'avevo imparato duramente sulla mia pelle con quel fallimento. Sono riuscito a trasformarlo in convinzione e determinazione per fare qualcosa. E allora ho detto: ok, mi riscrivo all'università, e dopo 3 anni mi sono laureato senza problemi. E come mi sono laureato, immediatamente sono stato assunto in un'azienda di consulenza software. Quindi io mi ritrovo carico finalmente, pronto a esplodere nel mondo, e entro nel mondo lavorativo, ma c'è qualcosa che non va, perché io entro a lavorare in questa azienda e mi rendo conto subito che ho delle briglie. Ho qualcosa che mi tiene fermo. Io, in un certo senso, grazie all'università, avevo acquisito ego, avevo acquisito potenzialità, avevo acquisito conoscenza, ma non conoscenza e basta, avevo acquisito gli strumenti per poter percorrere nuove strade senza aver paura di inciampare. Ecco che io in questo ufficio mi ritrovo in una sorta, la definisco sempre una gabbia dorata, perché si stava bene. Era una sorta di zona di comfort, conoscete, no? La zona di comfort, cos'è? Una zona in cui non ci sono problemi, in cui tutto va come deve andare e tutto è controllato. È un ambiente in cui non può succedere nulla che voi non sappiate. È la zona neutrale. Esattamente. Io ero, era come se fossi in cameretta a casa mia, a lavoro. Era tutto a posto. Ero ben pagato, non c'erano pressioni,
le pressioni che c'erano sapevo gestirle straordinariamente bene. Quindi mi sono reso conto che lì dentro non c'era spazio per quello che volevo fare io nella vita. Perché io, era proprio il periodo in cui, soprattutto in Italia, si iniziava a parlare di intelligenza artificiale, di apprendimento automatico, di robotica, e si iniziava a parlare non solo con degli articoli dei giornali, ma concretamente. C'era qualcuno che stava davvero facendo qualcosa in Europa e in Italia, e non solo a Boston, nella Silicon Valley, in America. E io allora sono chiuso in questo ufficio e dentro di me si rompe qualcosa. Nuovamente, e dico no, non può finire così, cioè non, sono giovane, non può andare così, è un lavoro a tempo indeterminato, ma io devo fare qualcosa, devo vivere una vita felice. E allora ho aspettato, sono passati 7-8 mesi, ma io già da subito avevo capito che quel lavoro non faceva per me. Ho aspettato qualcosa e fortunatamente qualcosa è arrivato, non sono stato fermo perché comunque continuavo a studiare, a fare tutto quello che volevo fare nel tempo che mi rimaneva, perché comunque 9-18, 5 giorni su 7, con straordinari, non è che avessi poi tante energie e tanto tempo libero da dedicare a quello che davvero volevo fare. Però 7-8 mesi dopo scopro una cosa straordinaria. Io sono su Facebook, navigo sulla home di Facebook, un link, Millionaire, conoscete il giornale? Articolo di Millionaire. Ragazzina di 15 anni da San Michele vola all'MIT di Boston. Voi dovete sapere che io abito a Pozzolo Formigaro, che è un paesino piccolissimo vicino a San Michele, che è ancora più piccolo, che è una frazione di Alessandria dove abita lei. E io conoscevo San Michele solo per due cose, non mento, due cose. L'oratorio, no neanche l'oratorio non lo conoscevo perché non l'ha fatto conoscere lei, il casello dell'autostrada, perché c'è l'uscita all'Alessandria Ovest, e il carcere. Io ho detto, cioè questa qui, da dove è uscita? Chi è? E io non la conosco? Cioè, no, non esiste. Le mando la richiesta d'amicizia, lei me l'accetta, ma muore lì, finisce lì. Perché io non le ho scritto subito. E io ho avuto in quel momento la sensazione che stava per succedere qualcosa. Lo sapevo, non lo so come, ma lo sapevo. Ho detto, ci sarà il modo di conoscerla e succederà qualcosa tra me e lei. Ma aspettiamo. Aspetto e faccio bene, perché cosa succede? Pochi mesi dopo questa ragazzina di 15 anni ne fa 16, torna da Boston e apre questa scuola che ha 1,5 miliardi di richieste. Lei fa sempre su Facebook una call, ha bisogno di trovare delle persone che l'aiutino. Io leggo il suo post di Facebook, chilometrico, rimango scioccato e ho visto la chiave per uscire dalla gabbia in quel post. Ho detto sì, questa è la mia via d'uscita. Le scrivo una mail di pancia. La mail che mi ha stupito, perché io avevo già fatto un sacco di colloqui, tutti uguali, noiosi, in cui arrivavano i classici nerd che appena dovevano sedersi in fratella con un bambino, No. Siamo un po' tutte e due. Oppure arrivavano quelli bravissimi a fare animazione che però poi vedevano due fili, due LED da utilizzare. No, ecco, io non sono né uno né l'altro, non sono né un nerd né capace ad animare, proprio sono un mix che non c'entra niente con le due cose, però funziona. E lei legge questa mail, mi invita, e allora mi dice, va bene, vieni nel mio ufficio a fare il colloquio. Cioè lei aveva 16 anni, eravamo 25, lei mi dice, vieni nel mio ufficio a fare il colloquio. Esatto. Allora io mi presento nel suo ufficio, entro, come diceva Bruno prima, è una situazione strana. Perché tu entri in un ufficio, ti aspetti, colloqui ne avevo già fatto qualcuno, ne avevo fatti 15.000, però sapevo più o meno come funzionava. Insomma, una scrivania, una sedia, un bicchiere d'acqua. No. Arrivo nel suo ufficio, lei mi apre, mi dice, sì, vabbè, questo è l'ufficio, qua facciamo le robe, delle mail, sì, vieni di là. Mi apre una porta sulla sinistra e io vedo quest'aula, sembrava uscita dai cartoni animati, colori fluo dappertutto. No, fluo dappertutto, sopra dei pannelli a colore del cielo, sotto c'è la moquette, un robot gigante a muro illuminato a LED. E dico, vabbè, entriamo in quest'aula. No, aspetta, però ti devi levare le scarpe. Io lo sapevo già, perché avevo già letto tutto su di lei, perché ero arrivato informato. Quindi gli ho detto, guarda che lo so già, mi devo levare le scarpe. Sì, levati le scarpe, mi levo le scarpe, io mi siedo. E lei non dice niente. Un colloquio di solito dall'altra parte qualcuno vuole sapere chi sta venendo a fare il colloquio, voglio dire, ti devo assumere, ti chiederò qualcosa. No, lei silenziosamente si avvicina all'armadio, apre, tira due scatole, si ritorna da me, mi posa davanti delle scatole, mi apre, mi fa vedere dei robot e mi dice, chiedi, la guardo.
esatto, dico io ascoltavo, mi rendevo conto che era una situazione paradossale, però era talmente figo tutto quello che stava succedendo che io non ci ho neanche pensato a non mi sta dicendo niente. Io inizio a prendere questi robot, li faccio muovere, dico wow, ma come funziona? È nato tutto lì. Lei aveva capito che io ero super interessato e mi stava già facendo un banco di prova, perché lei voleva scremare le persone che non si interessavano di quello che facesse, così. Ho fatto quell'occhio che duravamo 4 minuti. Il nostro è durato 3 ore e mezza, è stato infinito. Io sono stato 45 minuti. Sì, anche lui. Io ho resistito 45 e salto via io perché mi ha detto guarda, devo andare. Potevi chiamarmi. E da lì è nato tutto, perché cosa è successo? Immediatamente io continuavo a lavorare, però avevo capito che la strada sarebbe stata quella. E mi ha detto guarda Vale, io adesso sto lavorando, ti aiuto quando posso. E lei non è che è stata, lei è così, cioè lei lancia le bombe atomiche, non è che va, non è che lancia i coriandoli. E dopo un mese mi dice, guarda, mi chiama e mi dice, guarda, c'è un'occasione, c'è la Maker Faire a Roma, la conoscete? L'avete già sentita, sì? Puoi spiegare agli altri cos'è? In due parole. È una fila sull'elettronica, sulle nuove... Esatto, la versione, esattamente, è una fiera di Roma... Sì, no, lo dicevo, una fiera enorme, in Europa è la fiera più grande, ci sono vari maker fair in tutto il mondo, quella madre è nata a San Francisco, a San Matteo in realtà in California, noi ci siamo stati, in Italia è stata portata da un italiano ed è la versione europea più grande, la nostra italiana, ce l'abbiamo a Roma, sono 8 padiglioni enormi di stand con gente proveniente da tutto il mondo. Robotica, innovazione, making, fanno qualsiasi cosa, università, aziende, ci sono tutti, è una roba bellissima, fa una vagonata di visitatori ogni anno. Questa ragazzina a 16 anni aveva uno stand alla Maker Faire, quindi lei mi dice guarda, io c'ho uno stand alla Maker Faire, lì c'è è un delirio, io ho bisogno di una mano perché lì è un delirio, ci sono troppe persone. E dico va bene, ma quando è? Giovedì, venerdì, sabato, domenica. Nah, devo prendere ferie. Prendo ferie, giovedì, venerdì, sabato, domenica, io imparo a fare il robot che avrei fatto costruire a tutti i ragazzi, a tutti i bambini durante la sera. Non so, quel tempo prima. La sera prima, alle 11:30. Alle 8 il giorno dopo iniziava la fiera. E beh, ma era semplice. Era semplice, sì, sì. Un robot semplicissimo. E, un robot che ci vogliono 3 ore per costruire un robot. E, finisce questo weekend infinito, lunghissimo, devastante. Cioè, 12-13 ore di lavoro a testa bassa su una moquette, fate conto tipo questa, in cui si beveva quando si poteva, non si mangiava, non era dato. E lunedì, una persona normale sarebbe scappata. Io lunedì torno in ufficio, le mie ferie sono finite, la pacchia è finita. Torno in ufficio, non so, non mi ricordo, quel giorno in ufficio non mi ricordo come sia passato, perché eravamo tornati la domenica notte, io la lunedì ero in ufficio. Io non mi ricordo come fosse passato quel giorno in ufficio, mi ricordo che ero devastato sulla scrivania con una mano appoggiata che esplodeva il telefono, ma dentro di me esplodeva qualcosa, cioè mi teneva su la gioia di aver partecipato a quell'evento. E lì ho capito, e nel giro di pochi mesi, 3-4 mesi dopo, ho deciso di licenziarmi completamente e di lanciarmi in questa nuova avventura con lei. Infatti io e lei siamo soci dall'anno scorso e adesso finalmente posso dirvi di essere felice, soddisfatto e contento, perché ci stiamo affermando nel mondo con la nostra azienda e io davvero ho finalmente trovato la felicità. Allora, vi tediamo ancora con due cose e poi ci divertiamo con una sorpresa. Allora, adesso noi vi abbiamo raccontato la nostra storia e magari adesso voi ovviamente sarete portati a dire vabbè, è andata bene, cioè uno ha trovato l'altro ha trovato l'uno, nel senso che siete fatti della stessa pasta di cui sono fatti matti, ma è vero, io non lo nego questo, però voglio anche sempre sottolineare che io e Valeria davvero arriviamo da due mondi completamente opposti, ma completamente, davvero abbiamo una quantità di differenze io e lei, davvero tantissime, e quindi io dico sempre che siamo come le aree di un aeroplano che viaggiano verso la stessa direzione ma all'opposto dei due lati. Ma secondo voi perché vi abbiamo raccontato la nostra storia così strana, così lontana dalla vostra quotidianità?
Io invece ci ho trovato tante cose. Sì. Io invece ci ho trovato tante cose che secondo me loro hanno dentro tutti. Magari qualcuno può dire a 11, a 20 anni non ho fatto niente nella mia vita, che non ho cambiato la mia vita costruendo un robot o iscrivendomi a informatica e allora non posso fare niente. Il nostro messaggio invece è che qualunque sia il vostro background, quello che avete già fatto, il momento per cambiare, inseguire le proprie passioni è ora e non ci sono scuse per non farlo. Volevamo un po' raccontarvi la nostra scuola particolare, non è la classica scuola noiosa a cui magari siete abituati. È una scuola che ha 10 regole particolari, che sono quelle che vedete lì. La prima, la più importante, è che niente è impossibile, quindi tutto può essere costruito se si è tanto determinati. Poi non ci piacciono le classiche lezioni frontali, noiose, ma facciamo tutto imparare ai ragazzi e agli adulti con il Learn by Doing, che tra poco sperimenterete anche voi, e facciamo attività di solito senza scarpe, sedie e banchi. Ma per oggi vi graziamo, che siamo bravi. E poi ci piace un sacco divertirci e imparare divertendosi e collaborare. Sì, assolutamente. Poi anche l'inglese per noi è una parte fondamentale, infatti facciamo spessissimo lezioni in lingua quando ce lo chiedono, perché ovviamente non si può arrivare nel 2020 a non sapere l'inglese, anche perché nel mondo del lavoro, che verrà già lui adesso, ma lo sarà ancora di più domani, fondamentale. E poi soprattutto insegniamo ad utilizzare le strumentazioni robotiche e non creiamo paura e demoni intorno a tutto quello che è questa roba qui, smartphone, computer, tablet. Li facciamo usare e non li ritiriamo mai, perché pensiamo che siano uno strumento e una possibilità, non un limite, come tanto spesso dicono. Le nostre attività sono un po' per tutti, partiamo dai bimbi molto piccoli di 2-3 anni dell'asilo, fino ad arrivare poi a ragazze, adolescenti più grandi, sia nelle scuole ma anche in grandi eventi come la Maker Faire, con la National Geographic, e poi arriviamo anche ad adulti come voi, a insegnanti, per insegnare agli insegnanti come portare la robotica in classe in maniera divertente e come legarla a qualsiasi materia. Sì, abbiamo fatto e faremo dei corsi certificati New World al Ministero dell'Interno dell'Istruzione Italiano. E poi arriviamo alle aziende. E per con dei team building come quello che sperimenterete tra poco, per divertirsi imparando soft skill. Siamo un po' in giro per il mondo, siamo partiti dall'Italia per poi arrivare in Europa, ma abbiamo fatto anche attività a Boston, San Francisco. Ok, qua ci sono alcune delle nostre collaborazioni più importanti, sono sempre in aggiornamento perché ne abbiamo una quantità davvero davvero enorme. Là in alto vedete Cisco, quindi abbiamo fatto dei team building con i manager di Cisco. Qua in basso invece vedete IBM Italia, siamo stati invitati da IBM al loro evento internazionale più importante, che si chiama Think. Abbiamo fatto uno speech motivazionale per caricare i ragazzi prima di un hackathon. Poi abbiamo, eccola lì, la tanto famosa guagliata Maker Faire, a cui abbiamo partecipato in varie vesti. Lei ha fatto anche l'apertura nel 2015 della Maker Faire, nel 2017 eravamo con lo stand. Poi Michelin, abbiamo fatto anche qua team building con gli operai di Michelin. E poi, ok, qualcuno riconosce lo stadio in alto? Abbastanza famoso, no? L'Allianz Arena di Monaco, perché siamo stati invitati quest'anno da Allianz Germania, che non c'entra molto con Allianz Italia, cioè si parlano ma sono due realtà comunque distinte. Siamo stati invitati da loro per prendere parte al loro summer camp internazionale, con ragazzi che vengono da 200 paesi in tutto il mondo, una cosa enorme, bellissima. E all'interno di questo summer camp noi abbiamo fatto costruire un robot a questi ragazzi, e il giorno dopo questo robot è stato spedito nella stratosfera con un pallone aerostatico. Abbiamo i video del nostro robot che è a 30 km d'altezza. E ultimo ma non ultimo, Enel, siamo stati co-conduttori con Filippo Solibello, conduttore di Ryanair 2, sul palco all'evento finale anche qui di un loro summer camp internazionale, in cui abbiamo raccontato un po' la nostra storia, fatto vedere quello che facciamo. Volevamo ringraziarvi innanzitutto per l'ascolto e volevamo lasciarvi con due ultime frasi. Io voglio dire che innanzitutto che la robotica non deve far paura,
tutto quello che è nuovo non deve far paura. Dovete, avete visto prima la paperella, no? della Daki Tao. Ecco, lei non sa nulla della città in cui viaggia, però lei legge i segnali mentre cammina, li impara e poi in base a quello compie un'azione. Quindi non si ferma mai, è sempre in movimento. Quindi non abbiate paura di andare avanti, non abbiate paura di sperimentare, non abbiate paura di accettare il cambiamento, perché il cambiamento è naturale, si cambierà sempre nella vita, però dovete farlo con passione, determinazione e tanta curiosità. Vogliamo che... Ci piacerebbe che possiate fare vostre, portare nella vostra realtà anche la prima regola della nostra scuola, che niente è impossibile, quindi con tanta determinazione, coraggio, voglia di fare, di mettersi in gioco, si può arrivare davvero ovunque, sempre credendo che solo sul dizionario successo viene prima visto d'ore. Grazie mille ancora a tutti. Adesso divertiamo, ce ne provo di divertirmi. Come sono questi ragazzi? Come sono? Non mica tanto. Guarda che cosa ho in tasca. Ti è avanzato un pezzo. Quando hai montato il motore. Allora devono essere interi. Perfetto, allora dividiamoci in gruppi, facciamo, mettiamo numeri 1, 2, 3, organizzate metti quello là dove puoi andare sopra e quando li apri si chiede, devi fare il più alto possibile, ma guarda, poi la mettiamo qui in mezzo per tenere che non si apre, quando lo fermiamo questi qua in alto, serve solo che questa squadra in più era niente, scelto, aspetta, è perché mettiamoci questo. Allora hai visto se era la base. Ma se andassimo con questo sarebbe ok. Marshmallow però lo metti te. Occhio adesso. Prova un annica un altro almeno solo. A questo punto attacca qua, vai. Adesso il team vincitore del Green Team deve dirci come ha fatto a vincere. È solo un gioco o c'è qualcosa di più? Oh, non rispondete sinceramente, io non l'ho non ho inventata io questa cosa. Volevo dire qualcosa importantissimo, sì. Volevo dire due cose.